Buongiorno, grazie per essere qua. Per me personalmente è una conferenza stampa che mi dà una soddisfazione particolare perché presento un giocatore che conosco bene, che abbiamo come società voluto fortissimamente. Siamo arrivati a questo mercato di gennaio con un'idea fissa, che era quella di Andrea Caraccio. Sapevamo che non sarebbe stato facile riuscire a portarlo da noi, perché non eravamo gli unici ad aver avuto questa idea qui, e il fatto che sia qui e sia qui addirittura oggi è il 5 gennaio è una cosa che ci riempie di soddisfazione e anche di orgoglio. Ma io intanto buongiorno a tutti, volevo ringraziare il direttore perché ha iniziato a dicembre a chiamarmi per portarmi qua, quindi è stato molto importante. Ringrazio lui, ringrazio la società che ha fatto degli sforzi, anche loro hanno fatto degli sforzi per portarmi qua. Quindi detto questo, i ringraziamenti, spero di contraccambiare con quello che tutti ci aspettiamo, ovvero con i gol e le prestazioni e la salvezza finale. Allora, io ho trovato delle difficoltà perché non ho fatto il ritiro precampionato con il Brescia. Siccome ero sul mercato, mi hanno convocato anche una settimana in ritardo, insomma, poche parole, mi sono allenato pochissimo nel mese di agosto, quindi poi l'ho pagata. Avendo anche un fisico così, sono uno che ci mette un po' a entrare in forma, quindi quando poi mi è stata data la possibilità di giocare non ho convinto. Quindi poi quando in una piazza come Genoa, dove sono passati tantissimi campioni, arriva uno nuovo e non è capace sin da subito a mostrare le proprie capacità, magari inizia con un handicap. Poi nel momento in cui stavo bene, diciamo che c'è stato quel Genoa-Novara in cui io arrivavo da un mese di allenamento dove mi riusciva di tutto, stavo veramente bene. Arrivata la partita non sono riuscito a fare bene e lì c'è stata, credo, la bocciatura. Ma sicuramente, cioè, io comunque sono Caracciolo, gol in Serie A ne ho fatti. Quindi è normale che se questa società che deve salvarsi ha puntato così tanto su di me perché si aspetta dei gol. Ed è normale che io sono venuto qui per fare tanti gol, perché potevo benissimo stare a Genova, vivacchiare magari tra la panchina e la tribuna e godermi il sole di Genova. Invece ho deciso di venire qua, rimettermi in gioco e di dimostrare che so fare gol. Ci sono le statistiche comunque che dicono che è la squadra che crossa di più in Serie A, quindi per un centravanti questo è un dato positivo. Poi io avevo visto tutta la partita contro l'Inter del Novara qui a Novara, mi aveva impressionato. Poi non ho visto per esempio la partita con la Lazio, che mi hanno detto che è stato meglio. Però sicuramente è una squadra che gioca, che crea. No, perché io comunque sono cresciuto nel Brescia. E Brescia è comunque una squadra medio-piccola che lotta sempre nella B e nella Serie A per salvarsi. E Brescia, diciamo che per certi versi è stata casa mia, squadra dove sono cresciuto, dove sono maggiormente legato, quindi spero in questa società di poter trovare un ambiente come quello e di potermi innamorare come mi sono innamorato a Brescia e viceversa. No, Jensen è un giocatore importantissimo e per storia, curriculum e qualità, evidentemente. L'unica incognita era legata al fatto che era fermo da qualche mese, ma mi sembra che ogni dubbio sia stato fugato, e quindi sarà un acquisto importante, sarà il giocatore in più in mezzo al campo. E poi basta, poi è chiaro che magari, ripeto, il mercato è aperto, magari ci sarà la possibilità di fare degli scambi piuttosto. Ho fatto 6 mesi, hanno fatto i playoff, avevo iniziato giocando pochino, però nei playoff avevo fatto bene. Con chi giocavi? C'era in attacco, c'era Mirabelli, Andorno. Se la ricorda questo? Sì, sì. Hai giocato contro il Novara? No, con Novara no. Sì? Sì? No. Non me la ricordo. Se tu dici Magretti, poi stai tranquillo. Hai giocato contro il Novara? No, ho fatto 0 gol a Provercelli. Non ho mai fatto gol a Provercelli.
No. Hai fatto bene. Sai che la odio. Sai che l'ho odiato, non lo è. È come Brescia Atalanta. Ah, intanto sono arrivato a Novara in prestito, però mi hanno fatto sentire come se fossi in tutti gli effetti un giocatore del Novara. Però il mio obiettivo, è, siccome vengo da 6 mesi non facili al Genoa, è quello di fare i prossimi 6 mesi alla grande. Una volta fatti questi 6 mesi con tanti gol e con la salvezza raggiunta, allora penseremo a quello che potrà succedere. Però il mio obiettivo primario è quello di fare bene, per me e per la squadra. Nessuno. No. Troppo bene. Non lo so, questo l'avete detto. No, ma sicuramente, io credo che Novara, anche perché comunque adesso. No, nella maniera più assoluta. Sono tutti giocatori comunque che hanno trovato anche spazio qui, perché alla fine quasi tutti hanno trovato spazio e sapete che qui a livello organizzativo siamo al top. C'è un gruppo eccezionale, tra loro c'è un'atmosfera veramente particolare e non è retorica. E quindi è scontato, la conseguenza di tutto questo è che poi nessuno muoia dalla voglia di andare via. Nomi diversi, poi ho giocato insieme solo a Della Fiore e a Rinaldo. Chi hai giocato insieme a Rinaldo? E Della Fiore. Rinaldo non è ancora un suo nuovo compagno, probabilmente lo sarà, ma ufficialmente no. Nel caso dovesse arrivare. Bravo. Ho giocato insieme a Pedro. Ciao, arrivo. Esatto. Labrin, stiamo concludendo, non è anche lì, non è ancora ufficiale, ma stiamo concludendo un'operazione con il Palermo e andrà al Palermo. Sì. Speriamo prestissimo, non è mica un segreto. Però sapete che una cosa è prevedere, intuire, capire che ormai un giocatore lo prenderai, un'altra cosa è poterlo ufficializzare. Questo può succedere soltanto quando tutti i documenti sono stati firmati, depositati. Anche Andrea addirittura è stato qui 3 o 4 giorni senza averlo potuto ufficializzare prima, proprio perché c'è tutta una parte burocratica alla quale bisogna adempiere e non è sempre piacevole né facile mettere a posto tutti i tasselli. Quindi contiamo comunque a brevissimo di poterlo. Non ho capito. C'è la volontà del giocatore a venire, no? Sì, sì, sì. No, ma anche lui è già qua, è già a Novarello. Sì, sì, sì. Sì, 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 assolutamente sì. Anche nulla mostra per poter giocare nella mitologia di oggi? No, no, no. No. Sì, perché comunque ci metto solo mezz'ora ad arrivare. Poi, qualora dovessi aver bisogno di fermarmi qui, mi hanno dato disponibilità delle stanze qui a Novarello. Quindi. No, ma mia moglie si adegua. Così domani quando torno a casa. Io sono tifoso, ricordo me l'ho dimenticato. Miga, io non voglio fare la foto vicino a lui, lo faccio una figuraccia. Troppo alto. Mi alzo. No, diciamo che è stato il mio primo numero che ho usato a Brescia, quindi con cui ho esordito in Serie A. Così? E allora ho scelto il 29.